Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video, torniamo con le tattiche. Come vi ho detto nello scorso video, avevo preparato un 4-3-2-1, ma poi è uscita praticamente la patch giorno in cui doveva uscire il video e ho deciso quindi di testare nuovamente il modulo, vedere cosa sistemare per poi portarvelo aggiornato al 100% post patch. Ora lo sto utilizzando in Rivals, l'ho utilizzato in VL che ho appena concluso 19-1 e posso finalmente dire che attualmente, per come l'ho impostato, almeno per me gira. Quindi vi ricordo sempre che le tattiche sono personali e soggettive, non è detto che se le imposto io, poi voi vi trovate bene. Quindi prendete sempre con le pinze le tattiche, se il modulo vi piace, poi sistematevelo qua e là con alcuni valori in base al vostro stile di gioco. Poi, prima di iniziare questo video, vi ricordo che sono ancora aperti i coaching. Se siete interessati a questo servizio, non vi basterà far altro che contattarmi su Instagram e vi lascerò il link qui sotto in descrizione e in direct vi darò tutte le info riguardanti questo servizio che comunque aiuta l'utente a migliorare su questo capitolo. Andiamo quindi subito alla rosa. Per chi mi segue su Instagram, vi ho anche detto che porterò un video sul nuovo team che non è questo qui, ecco perché ve lo faccio vedere, perché altrimenti questo video tattiche saltava. Però per il momento sto utilizzando questo, ma non vi spoilerò gli upgrade futuri che farò. Ho sbloccato Mbappé Pot, che è una macchina da gol, veramente tanta tanta roba, e ho provato per le ultime partite questo Camara, che ha preso l'upgrade di nuovamente, è andato 87, e devo dire che da CDC mi ha aiutato molto ed è molto intrigante come player, però io preferisco sempre Guendouzi. Andiamo subito alle tattiche. Come vi ho detto, oggi porterò solo il 4-3-2-1, che in tanti me l'avete chiesto su Instagram e quindi sono qui ad accontentarvi. Partiamo subito con le tattiche. Stile difesa equilibrato 30-55. Come state vedendo qui ho sia abbassato leggermente la difesa e sia abbassato ulteriormente la profondità. Perché? Con l'ultima patch cosa è successo? Praticamente la CPU difensiva è leggermente più rimbambita, mettiamola così, perché si allarga, tende a creare più spazi ed io per questo ho provato sia ad abbassare l'ampiezza di 5 per trovare quindi la squadra il più stretto possibile. E ho abbassato anche la profondità 55 perché difendendo alto mi si creavano troppi buchi dalla mediana alla difesa. Quindi molte volte mi trovavo proprio un buco centrale e abbassando la profondità la cosa si è un po' sistemata. Ma ragazzi, purtroppo non si può risolvere granché perché proprio l'ultima patch prevede che ci sia tutto questo spazio in fase difensiva. Poi in attacco abbiamo costruzione manovra, equilibrato, passaggi diretti, 50 di ampiezza, quindi equilibrato, giocatori in area 4, quindi facciamo in modo che non tutti vanno avanti perché comunque è un modulo offensivo, e angoli 1 e punizioni 1. Andando alle istruzioni abbiamo alla punta rimani centrale, poi all'ATS e all'ATD abbiamo rimani centrale, inserisci alle spalle e rientri in difesa, quindi loro scendono a darci una mano in difesa. Per quanto riguarda poi la mediana abbiamo il CC box to box, in questo caso Nkunku, che non so perché mi ha messo qui Guendouzi. Ok, abbiamo sistemato. Quindi abbiamo il CC box to box con resta dietro un attacco e copertura al centro. Il CDC puro, resta dietro un attacco, resta al limite per il cross e copertura al centro, perché dobbiamo dire proprio di stare fermo lì al centro. Alla mezzala offensiva, in questo caso Messi, come ben sapete, io metto sempre Messi o qualsiasi esterno barra attaccante che abbia un buon tiro a giro, perché quest'anno si tira molto a giro da fuori area da quella mattonella e andiamo a sfruttare quindi una meccanica in più utilizzando in questo caso io Messi. Poi con queste istruzioni in fase difensiva questo modulo si trasforma in un 4-2-3-1 e a volte 4-4-2, quindi siete più coperti utilizzando queste istruzioni, mentre in attacco è un 4-3-2-1. Quindi molto bello questo modulo per come si comporta in game con queste istruzioni. Per quanto riguarda invece i terzini, resta dietro in attacco e sovrapponiti se avete due terzini tecnici e che in avanti possono darvi una mano. In questo caso Cancelo, Toti e Dani Alves 93 sono utilissimi avanti e possono dare una grossa mano sia per cross, sia per scarico palla, sia per rigirare palla. Se invece avete dei terzini che non sono molto offensivi, a uno li mettete sovrapponiti se è tecnico e all'altro li mettete resta dietro. Se poi li avete entrambi poco tecnici, li mettete resta dietro in attacco. Poi se volete provare sovrapponiti fatelo, perché comunque in questo modo in fase offensiva avete uno scarico in più verso l'esterno. Quindi se siete chiusi al centro, scaricate l'esterno e rigirate palla. Quindi queste sono le tattiche del 4-3-2-1 post patch che ho utilizzato questa settimana.
e che sto utilizzando sia Rivals che MVL, mi sto trovando bene. È un modulo che, come sempre vi dico, il 4-3-2-1 è offensivo. Dovete sfruttare molto la velocità di manovra, che non vuol dire andare di fretta avanti dritto per dritto, no, ma quando necessario anche fare alcuni passaggi di prima, che vi permettono quindi di velocizzare la manovra e andare avanti, sempre però con passaggi puliti, non di fretta, e dove il giocatore comunque è libero, in modo che comunque potete prendere controtempo l'avversario con gli switch e entrare in porta, perché poi una volta che arrivate in area, ragazzi, avete questi tre che si inseriscono più Messi, in questo caso io, e Nkunku, quindi le due mezzale, che vi vanno a dare una mano per scaricare palla. Quindi è un modulo davvero divertente e si adatta molto a questa patch. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere qui sotto nei commenti se proverete questo modulo. Noi ci becchiamo al prossimo video, un saluto da Gera, ciao!